Ieri, dopo il video Tris trucchetti degli astronauti, Rest in Passion ASD ha postato nei commenti il video che vedete scrivendo. Per chi ancora non riuscisse a capire, guardate cosa è possibile fare oggi dal vivo. Chi ancora non riuscisse a capire, sarebbe meglio facesse pace con se stesso. Aggiungo, se ancora non comprendete le riprese di scarso livello dei live NASA o ESA che sia, sappiate cosa sa fare un ragazzo di questa età dal vivo per stupirci e farci credere chissà cosa. Ma oggi andiamo oltre e cerchiamo di capire cosa ancora siete disposti a credere, perché qui si tratta solo di credere a fatti innaturali. Iniziamo dall'articolo dell'Evening Standard di ieri. Un pittore robot presenterà il caso per l'arte dell'intelligenza artificiale davanti alla Camera dei Lord questa settimana. Sottotitolo: l'aspetto umano AIDA è l'ultimo esempio di tecnologia che si fa strada nei campi artistici. Il robot, o la robot come preferite, afferma che è in grado di produrre le sue pitture attraverso la lettura con i suoi occhi, fotocamere, e poi attraverso gli algoritmi dell'intelligenza artificiale lavora con le braccia robotiche per pitturare. Mi chiedo che senso ha portare i diritti dell'arte di un robot alla Camera quando i problemi veri dovrebbero essere altri. Voglio dire, le persone vengono pagate per assistere a questa messa in scena? La presa in giro va oltre il buon senso, ma vediamo il video che vi ho sottotitolato. What is the role of technology in creating art in the future? The role of technology in creating art will continue to grow as artists find new ways to use technology to express themselves and reflect and explore the relationship between technology, society, and culture. Technology has already had a huge impact on the way we create and consume art. For example, the camera and the advent of photography and film. And it is likely that this trend will continue with new technologies. There is no clear answer as to the impact on the wider field, as technology can be both a threat and an opportunity for artists creating art. Vi rendete conto di quanto sia ridicola questa cosa? È solo un manichino che parla con occhi robotici. Veramente, riuscite a capire quanto sia ridicola una cosa come questa con i problemi veri che stanno accadendo? Ma solo secondo la narrativa ufficiale. Esistono questioni molto più grandi, tanto per fare un esempio, l'aumento inarrestabile del debito pubblico, dove nessuna fonte dei media parla di questo, altro che robot manichino. No, portano in aula un raccapricciante manichino che sembrerebbe abbia riprodotto queste immagini. Nulla di speciale delle opere fatte da questo robot, nulla di speciale, veramente solo opere ridicole per abbindolare il gregge. Fa solo ridere questa assurdità, perché se ancora credete alla pantomima della politica e ancora votate, vergognatevi, non avete capito niente della narrativa dei mainstream. Vogliamo scoprire chi siamo o vogliamo seguire la farsa dei media? La politica? L'intrattenimento dello spazio? Le crisi inventate? O siamo ancora in tempo di poggiare i piedi sul nostro vero meraviglioso regno piano e scoprire la verità che si espande davanti ai nostri occhi, anziché credere nei device, mentre cresce il numero dei morti per malori inattesi?